Bentornati e bentornati, vi ho sottolineato fatto, ci troviamo di nuovo su Dead Island in un nuovo video gameplay e porca Eva, sono respawnato di tutti. Comunque, allora, innanzitutto cosa è successo l'ultima volta? L'ultima volta abbiamo fatto qualche continuando a fare i favori a quel tizio dicendo che prendi le armi, ci servono armi, prendi le armi, ci servono armi, servi le armi, prendi le armi, andiamo a prendere le armi, però qua non ci sono. Poi abbiamo scoperto che questo tizio è un... Vabbè, è già che era in prigione, ci dovevamo immaginare una cosa del genere. Abbiamo scoperto che questo tizio è un terrorista vero e proprio. Cioè, se prendono le armi, questi fanno un bordello. E la voce ci ha detto, do cazzo andate, va nelle fogne, passa di là, ve faccio... Ve, se incontriamo lì. Noi... Ok. Pistola, madonna quante munizioni, come mai? E per l'ennesima volta siamo dentro delle fogne, quindi una gioia. La mia gioia non la potete proprio neanche immaginare. Oh madre santa quanti. Forse perché qua, infatti vedi, non gli faccio neanche... Che questi ho scoperto che in base a che tipo di zombie so, cioè questi sono quelli normali, camminatori, in base a come sono vestiti, le armi fanno più o meno danno. Dici che mi torna indietro? Manco! Morto. Che cazzo è? Sai che c'è un macellaio là davanti. Per il momento non sembra. Non so scorie chimiche, quindi non credo prendano fuoco. E se va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Aspetta, guarda, guarda. Così. Siamo tutti felici. Figura se uno non prendeva fuoco senza. Non lo prendeva proprio fuoco. Capisco perché alcuni... Oh! Alcuni prendono poco, altri no. Boh, vabbè. Allora. Direi che dobbiamo muoverci. E anche di fretta perché sennò... rimettimi l'accetta. Siamo di fretta. Sare come una iena. Ma non mi salta il personaggio, ok. Si è buggato? Credo si sia buggato. Però una accetta in petto risolve tutti i mali. Io non vorrei scendere in quello schifo. Grazie. Ma che fa la posta? Mi si è scaricata la torcia. Eh sì. C'era un contagiato che era partito in quarta per uccidermi. Azzarola, volevo semplicemente lanciare la... No, io non ci voglio entrare in quello schifo. Ecco, come l'ho detto. Schifo. No, ma io avevo sentito un... Ok, sali le scale. Aspetta che, ma... che bevo. Aspetta che magno. Vai. La torcia si scarica troppo velocemente. È sempre positivo quelle torce. Oh, ma che? Ma che ti ha detto delle volte al cervello? Non c'è un angolo dove posso mettere, cazzo. Oh. No, no, che siamo impazziti, ragazzi. E questi si svegliano tutti?
Deve essere dove è iniziata l'epidemia oppure dove si erano nascosti. È morto? Devo correre? Mi sa di sì. Io corro. Ma che cazzo ci fate voi due qua? Perché siete qui? All was quiet. And then everything went crazy. A mob of prisoners attacked Titus and his men, and then the undead came, attracted by the screams. Moen spirited us away and sent his boat to Alvaro, so that he would tell us how to find you. He was helping us into a ventilation shaft when the dead... Ah, merda, è morto Moen. There were too many. Vabbè, voi proteggo io, in qualche maniera. Quasi, sto facendo quasi andata e ritorno. 68 su 72. Ma mi sa che mi manca solo un pezzo della cosa, della... Yeah, you made it! Quick, get into the elevator! The elevator's here! Ok, now, take a second to catch your breath. Che cazzo? Non mi dica che era pieno di gas soporifero. Era pieno di gas soporifero. Brutti... Pigli di... Get up! Wake up! This ain't no time to be taking a damn nap. What happened? The fucker gassed us. I heard you talking to White. I'm the one who helped you open the locks. We gotta get the hell out of here, like, now. And how do we do that, since Colonel, trust me, just fucked us? You had something he wanted. He came in here and took it right off you like he knew just where to find it. The vaccine. Ha preso il vaccino, bastardo. What the hell? That's just great. Told you we couldn't trust them. We gotta move. Come on. There's a chopper on the roof. It's waiting for White. And if that asshole reaches it before we do, he's flying the fuck out of here and calling in the bombers. Thermonuclear annihilation. The whole goddamn... Voglio nucleare tutta l'isola. Bene. We gotta catch him while we still have a chance. Ma stiamo finendo il gioco? White's headed to the hospital. He's picking up his wife to take her to the chopper. Being she's out of her goddamn mind, that'll take some time. He's going through the left wing. Not so many infected, but that's the long way. So what's the short way? Take the elevator to the top, which takes you straight to the other wing of the hospital. Ma dovremmo arrivare prima al tetto. Only the badasses should take the elevator. Me and the rest will take the safer way and meet you at the top. Shake a leg for fuck's sake. È stato spettacolare. Maybe there's something I can use. Ok, state attenti, non fate cazzate. Il Tonio se ne va. Sì, ma c'è una situazione. No, aspetta, c'è un'altra cosa. Il problema è che noi siamo in una situazione del cazzo. Di quanto riguarda Medikit. Se come penso stiamo finendo il gioco in questo esatto, in questa singola corsa, non ho Medikit. Spero ce ne siano per strada, perché sennò siamo fregati. Totalmente. La chiave inglese. Dai, raga, che stiamo a finire il gioco, cazzo, sì! Un'altra serie finita. Vai. Però noi siamo quelli coraggiosi e dobbiamo andare dritti per dritti. Mi sto cagando sotto, sì. C'è poca... Forse il che spiega perché ci siano tutte queste munizioni? Ma io non le uso. Perfetto, c'è anche un suicida, aspetta. Un colpo o due li posso anche sprecare. Attenzione, li posso anche sprecare. Però... Cazzo, non ho riparato quell'altro. Cosa mi dice se tipo io... Vedi? Infatti se stanno tipo tutti riuniti là. Perfetto, quanti ne ho uccisi? Due. Eccoli.
Hanno spinto al muro. Cazzo, non posso, ce ne ho solo tre. Allora, beviamo, mangiamo. Cerchiamo di usare il meno possibile. Non c'ho la furia, se ce l'avevo adesso. Fortuna che ho aumentato la distanza di lancio. Questo mi dà un grande vantaggio. È saltato un attimo. L'è pure armato. Che mi servono le pistole? Posso lanciare i coltelli? Cazzo, no! Puoi aspettare un secondo? Devo passare per forza per di qua. E allora famo così. Merda. Cerchiamo di attirarne, va. Devo vita di tutto per non curarmi. Di tutto. Senti, mi carichi? Epice, girati e caricami. Certo che una carica non bastava, maledizione. Adesso vai a sbattere contro questa lavandina, guarda. Bene. C'è ancora qualcosa da... Se non sbaglio c'è ancora una bibita. No, invece, merda. Non so quanto sto messo in medikit in realtà. Mo controllo. Ma come sta a cominciare? Cazzo! Solo due medikit grandi. Merda, avrei dovuto fare più rifornimenti. Però qua ci sta più roba, quindi volendo devo sta. Come here, you ugly motherfucker! Devo essere veloce. Ah no! Vai fermo lì tu. Yes! Serviva un altro livello in più. Certo, se mi arrivavo mentre stavo in fin di vita era meglio. Così mi curavo. Allora. Siamo verso la fine, quindi siamo alla fine, quindi non credo serva più di tanto. Io dovrei unisco questa perché così posso spammarla più spesso. Abbiamo ripreso tutte le armi? Sì, più o meno. Là c'è un altro assassino. Bene. Accetta sempre buona da lancio. Allora, là c'è un altro suicida. Merendina, frutta. Dai, almeno un medikit. Cazzo, sono solo con due medikit grandi. Ti giuro, se scopro che ci sta il progetto dei medikit dentro pure dentro sta questo gioco. Ma che mi incazzo. E più. Non so cosa cazzo ci sia là dietro. Però io apro le porte in caso di. Così posso. Oh god. Ah. Beh. Tutto qui? Occhio alle stanze laterali. Anche se credo che ci siano un po' di progetti nel... No, ma credo che un'ultima workbench me la diano. Non me la ricordo la zona, però. No, in teoria se vado alla fine che c'ho la furia dovrei stare tranquillamente a posto. Quindi me la vorrei tenere solo in caso d'emergenza.
là c'è sta uno che corre. Vedete qual è il problema di quello che corre? Che fa un casino e attira tutti i re. Dai! Merda. No, questa non ci voleva. Ok, 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 ok. Bevi, 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 bevi. Mannaggia sta cazzo di elettricità. Ok. Cosa buona è che mentre correva ha ucciso, ha steso gli altri due. Ma avevo visto un'altra cosa per terra da raccogliere. E... so che è uno spreco, però è che so tanti. E voglio evitare che mi prendano alle spalle. You mess with the ball, you get the horns. Ok. Che uno si è rimesso a mangiare. Perfetto, corro, corro, corro. Come sto messo le armi? Ok, sono tutte a posto ancora. Dovresti anche esplodere, non credi? Grazie. Boh, non so se ce n'era un altro di questi. Sapete la cosa peggiore? Che i stracci, gli stracci che servono in teoria a far brigare le... Sì, non mi fate perdere tempo, state pure... Guarda, con un semplice bastone il loro danno è raddoppiato. Eh no, devo tornare indietro a mangiare. No, no, questa è una, sarà una puntatona che va lunga per lunga. Ah, ma porca! Non voglio curarmi. Non voglio curarmi con i medikit. Se mi curo con i medikit, sono finito. La stessa isolante. Ce ne sono solo due, me li devo tenere come il pane. Della frutta, no? Datemi le bibite, non mi date ste merendine. Maledizione, non mi date quelle da uno, datemi quelle da due, ecco. Oh, pieno. Certo, avrei voluto anche investire due punti nella cura. Questo è un altro che corre, quindi lo ammazzo adesso. E la madonna, è andato parecchio lontano. Ora si apre la porta, guarda. C'è una workbench. Mi sa che ci siamo. Mi sa che ci siamo. Munizioni, fucile non mi servono in teoria, sono tutto carico. Che non fanno gli stronzi e poi mandano un'orda. Sarebbe capace sto gioco di farlo. Ok, ripariamoci se possiamo le armi, non credo. Ma sono tesissimo. Tesissimo. Modifica, non mi interessa la modifica adesso, tanto ormai è finito. Allora, questo intanto è un'arma che mi serve. Sto in 2000. Ancora. Cazzo. Pensavo, mi ero dimenticato che dovevamo fare due piani.
Salve. Su. Fuori dalle palle. Non so dove sia, ma ce n'è un altro. Ello. Lì la cancello. Niente soldi, raga, mi servono i soldi per riparare le armi. Costano parecchio queste armi da riparare. Considerando che abbiamo armi al 32, volendo, se avessimo farmato ancora un po'. Sapete cos'è? Che mi spingono a ripulire tutte le stanze, perché altrimenti primo non c'ho cure. Però io... Che cos'è quel glitch in aria? Che cazzo? Ma cosa? Guardate! No, bellissimo. Aspetta che ci faccio anche un istantaneo. Praticamente fa vedere quando lo stavano programmando. Interessante. Non l'ho mai visto personalmente come si trova. Bene. Mi verrebbe subito da usare la furia, ma non la posso usare. No, la voglio tenere fino alla fine. Solo in caso di emergenza la uso. E poi la dovrei. D'altro. Perfetto. Ed è ancora vivo! That's a wasted soul. È una frase di Androzzi. stranamente quando raccolgo roba non me la sta più mettendo in automatico. Non che mi stia lamentando, ma io mi devo curare però. Veloce, veloce. Non avete visto niente, ok? Perfetto. Tanti cari cose. Si sta spegnendo la torcia. Volendo potrei anche lasciarlo. Però non ci stanno le porte, mi sa. Merda. Sapevo. Niente, ti costringono a pulire tutte le distanze. E io non è che posso pulire le stanze così velocemente. Vediamo, mi stava scappallito per curarmi. Cazzo. Merda, questo è grosso. Porca miseria, perché non è morto il contagiato? Perché sta a fa ste mosse? Perché fa ste mosse? Ok, calma. Calma. Ok, ho recuperato un po' di vita. Ancora? Ok. Vieni, vieni. Vieni. Caricami. Efficiente. Carica qua. Non ha preso il muro, però
La scossa mi ha aiutato lo stesso. Ok, vai, 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 vai. Non mi ispira per niente questa cosa. Mo si aprono tutte le porte, guarda. E invece. Checkpoint. Dai, 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 dai. Non c'è la workbench. Come non c'è la workbench? Non c'è la workbench. Come? Scusami? Il mondo è stato spazzato via. Finale. Finiamo. Allora, facciamo così. Concludiamo questo video qui. E nel prossimo video gameplay sarà l'ultima puntata del primo capitolo di Dead Island. Ovvero non del primo capitolo, ma del primo gioco. Vi ricordo che cliccare mi piace, iscrivervi al video, di commentare sotto, di iscrivervi al canale e non perdere i prossimi video per il finale di serie. Ci vediamo nei prossimi video gameplay, ragazzi. Vi ricordo che con un gamepad alla mano si può cambiare il mondo. Bye bye!